Salve a tutti, benvenuti a questa nuova registrazione che affronta il tema dei nuovi, fra virgolette, principi del GDPR, perché la normativa comunitaria in materia di trattamento dei dati, è vero, inserisce alcuni nuovi principi che non c'erano e non ci sono nell'attuale ordinamento, ma in realtà, diciamo, sviluppa ed amplifica principi che sono già contenuti nella precedente direttiva e nella disciplina nazionale in materia. Li andiamo ad analizzare abbastanza velocemente. Diciamo che questo dovrebbe essere l'ottica principale dal 25 in poi. Fino al 25 maggio c'è l'ansia da nomina del DPO, approvazione delle delibera, delle nomine dei responsabili, degli incaricati, diciamo adempimenti, fra virgolette, amministrativi, soprattutto negli enti locali, per mettersi a norma. Ed è comprensibile, diciamo, ancorché non fosse la finalità del regolamento comunitario, che invece è orientata a creare una nuova impostazione, o come si suol dire, una filosofia di approccio al trattamento dei dati, fondata appunto su questi nuovi principi. Quindi a bocce ferme, con più tranquillità, dopo aver adempiuto a ciò che c'è da adempiere, l'idea è riguardate magari questa videoregistrazione e approfondite questi temi. Si diceva purtroppo il GDPR ha avuto degli effetti perversi di ansia, di preoccupazione, soprattutto l'enfasi sulle sanzioni amministrative e questo è un cartello, diciamo, abbastanza buffo. Nella nostra macelleria alcune volte potremo chiedere il vostro nome e ricordarci le vostre preferenze in fatto di carne. Se la cosa è per voi molesta, vi preghiamo di entrare gridando nego il consenso. Ok? Quanto, diciamo, anche nell'approccio comune possa aver inciso questa ansia da privacy. Guardiamo un po' seriamente e un po' sullo scherzo quelli che sono i principi. Il primo principio che è introdotto dal GDPR è quello di liceità, correttezza e trasparenza. Dice la norma del regolamento comunitario, i dati personali sono trattati in modo lecito, quindi secondo uno degli scopi, lecito non è un termine atecnico, fa riferimento alla definizione di liceità di trattamento che lo stesso regolamento dice. Quindi o acquisisco il consenso e quindi è l'interessato che mi autorizza a trattarli, o c'è un rapporto contrattuale, o è per una finalità di pubblico interesse da parte di un'autorità pubblica, o negli altri casi previsti espressamente dal GDPR, altrimenti il trattamento non è lecito e quindi non posso effettuarlo. Deve essere corretto, quindi fondarsi sul principio di correttezza nei rapporti con la parte, quindi se io prendo i dati per una certa finalità, poi non li posso usare per un'altra, se l'interessato esercita i propri diritti, devo corrispondentemente farli esercitare e in modo trasparente, questo è importante, cioè non, spesso il GDPR dimentica di dire se ciò che produciamo deve essere pubblicato, deve essere diffuso, deve essere trasmesso. Il principio di trasparenza significa anche rendere conto all'utente, al possibile utente, al possibile cliente di cosa farò dei suoi dati. Quindi, oltre all'informativa trasparente, a mio avviso anche la pubblicazione sul sito internet, per esempio per gli enti locali, in amministrazione trasparente o nel link creato apposta GDPR Privacy del registro dei trattamenti e ovviamente dei dati del titolare, dei responsabili, dei dati del DPO, è un presupposto fondamentale, sempre avuto riguardo all'interessato. L'interessato è quello che è oggetto o potrebbe essere oggetto di trattamento, sempre in ottica di ansia da privacy. Prima di scrivere il mio nome alla lavagna, devo sapere come userà questo dato in futuro. Diciamo, speriamo che questo GDPR non prenda troppo anche gli studenti e poi magari rifiutano di fornire i dati per prendere brutti voti. I dati personali, secondo principio, sono raccolti per finalità determinate. Ecco, questo è un aspetto importante. Noi eravamo abituati al trattamento dei dati fornendo all'interessato un'informativa, fra virgolette, generica. Cioè, fornivamo un'informativa nei vari siti internet, nei vari moduli online, nella modulistica cartacea, dove genericamente si faceva il copia e incolla e quell'informativa per 15 anni l'abbiamo ripetuta, molto sintetica, molto generica.
non è più possibile farle. Adesso devono essere create informative relative a specifiche finalità. Quindi ogni trattamento avrà la sua informativa sul trattamento dei dati. Quindi in un ente una informativa corrisponde normalmente a una riga del registro del trattamento dei dati. E quindi avremo 50, 100, 200 informative. È ovvio, non dal 25, però bisogna iniziare a pensare che sui servizi online, sulla modulistica cartacea, sugli sportelli, devo mettere a disposizione informazioni e fornire informative determinate, esplicite e legittime. Esplicite vuol dire che non nascondono, e guardate, nella logica del GDPR è nascondere anche quando l'informativa è troppo tecnica. Non si devono fare quei fogli come fanno le banche nei loro documenti che ci fanno sottoscrivere con decine di clausole oppure i contratti per la telefonia. No, esplicite vuol dire che devono essere fatte per un pubblico che non ha tempo per leggere 3, 4, 5 pagine. Quindi anche l'informativa deve essere in forma semplificata. E deve essere legittimo, quindi contenere avere i contenuti previsti dalla legge, in questo caso dal regolamento comunitario. I dati personali devono essere poi, ed è questo un altro principio, minimizzati. La minimizzazione è un principio fondamentale. Non esisteva o non esisteva in maniera così esplicita nell'attuale normativa, cioè devono essere adeguati, quindi devo chiedere dati che servono per lo scopo a cui miro, devono essere pertinenti, quindi relativi al trattamento che vogliono fare, e limitati a quanto necessario per rispettare le finalità. Quindi, se io devo fare la richiesta di variazione di residenza, nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale, senz'altro. Senz'altro anche i dati delle persone che si trasferiscono insieme a me di residenza. Ma se questo è sufficiente, bene, non vado a chiedere altre informazioni nell'ambito dell'acquisizione dei dati della residenza. Stessa cosa vale per le pratiche di commercio. Se devo fare una variazione di un'attività commerciale, chiederò i dati strettamente necessari per consentire la gestione di quel procedimento. O meglio, relativamente a quei dati, io, pubblica amministrazione, posso operare senza consenso. Perché? Perché la finalità per la quale opero mi legittima a trattare questi dati senza consenso. Tutti i dati che volessi acquisire in più non è che mi è vietato, ma devo trovare un altro titolo di legittimazione. Quindi non è escluso, come ho detto anche in altri commenti, che io possa aver necessità di avere il consenso dell'interessato nell'ambito di una procedura obbligatoria, qualora io gli voglia chiedere dei dati ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari. Quindi non serve il consenso e se minimizzo, serve il consenso se non minimizzo. Se non ho il consenso e non minimizzo, sto facendo un trattamento illecito. I dati devono essere esatti. Esatti cosa significa? Che al momento in cui li raccolgo devono essere quelli ovviamente corretti. A volte non è necessariamente sono corretti in senso assoluto. Se l'interessato mi dice che è nato a il e me lo autocertifica, non è che devo necessariamente controllare che è una sua dichiarazione, io li prendo come dati esatti, ancorché oggettivamente non lo siano. Quindi attenzione, esatto non significa esatto in assoluto. Esatto, conformemente al modo di acquisizione. Quindi me li hai forniti con quel contenuto, io li prendo per validi perché valgono i principi di autocertificazione, valgono tutto il resto dei principi che conosciamo nella pubblica amministrazione. E state attenti, aggiornati, ma se necessario, cioè i dati anagrafici di un soggetto. È ovvio che devono essere aggiornati se mi sposo cambierò lo stato civile, se mi sposto cambierò la residenza. Non è detto che i dati debbano essere aggiornati in tutte le base dati dell'amministrazione. Quindi, se Mario Rossi ha presentato la pratica per aprire un negozio e mi ha indicato la sua residenza, ammesso e non concesso che questa informazione mi servisse, quindi devo iniziare a pensare, ma sto veramente minimizzando? A che mi serve la residenza del soggetto?
visto che ai miei fini mi basta solo identificarlo e non sapere dove è residente, visto che tanto le comunicazioni gliele faccio per PEC. Ma mettiamo che gli abbia chiesto la residenza. Non è che se il soggetto cambia residenza, io nella base dati delle attività commerciali devo per forza aggiornare i dati anagrafici, i dati di residenza, perché non è necessario in quell'ambito. Se non è necessario, ripeto, a maggior ragione mi devo domandare che cavolo gliel'ho chiesti a fare questi dati aggiuntivi. Quindi vedete che questi principi, se collegati, se applicati nel caso concreto, mi portano verso una revisione del modo di affrontare i dati. Purtroppo noi partiamo spesso dall'approccio nel più ci sta il meno. Cioè, quando vado a fare una scheda informativa di acquisizione dati, vabbè, dai, cellulare, telefono, residenza, domicilio e altri dati, li chiedo. Stiamo molto attenti a questo. Inoltre, per il principio di esattezza, devono essere adottate tutte le misure per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per cui sono trattati. Quindi io devo attivare una procedura tale per cui, o se d'ufficio vengo a conoscenza della variazione di questi dati, o se su segnalazione dell'interessato, sapete che uno dei diritti degli interessati è quello di chiedere l'aggiornamento dei dati che ha fornito, bene, io devo adottare le misure ragionevoli, mi dice il legislatore. Non è che se io ho appunto 100 banche dati diverse posso star dietro a tutti gli aggiornamenti se questo non è comunque necessario. Risponderò all'interessato: guarda, sì, ti avevo chiesto la residenza nella pratica commerciale, ma tanto non la userò e quindi non la aggiorno. Quando invece sono tenuto a farlo, lo devo fare nel minor tempo possibile. Raramente il GDPR ci dà dei termini di scadenza. Usa le formule senza ritardo, tempestivamente, tranne che per il data breach, 72 ore, allora lì c'è un termine predefinito. Tempestivamente significa devo darne conto. Principio, ora vedremo uno degli altri principi di accountability, io devo dimostrare che quel tempo che ci ho messo era il minimo, tenuto conto dei carichi di lavoro, del numero di richieste, eccetera, eccetera, della difficoltà di gestire questi dati. Mi raccomando, tracciate queste operazioni. Se Tizio vi chiede di aggiornare i dati, datene conto, tracciateli in modo tale da poter dimostrare all'autorità di controllo, anche a distanza di tempo, che avete operato tempestivamente. Altro principio. Limitazione della conservazione. Questo è un principio abbastanza nuovo e mi dice che i dati personali sono conservati in una forma che consente l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Guardate, la formula sembra complicata, ma in realtà mi dice questo. Se io prendo i dati di residenza di un soggetto, e questi dati mi servono soltanto per il periodo in cui il soggetto è residente da me. Quando il soggetto trasferisce la residenza, teoricamente dovrei cancellare i dati. Non mi servono più. Ora non è il caso nostro perché nella pubblica amministrazione vedremo esistono delle eccezioni, ma nella logica del GDPR non è più residente da te. Tu, attenti, non cancelli i dati, ma fai in modo che non siano più associati all'identità del soggetto. Cioè quei dati li potresti ancora conservare perché sono in forma open data, in forma statistica, cioè sono dati che possono essere utili per comprendere la statistica di movimento del soggetto, ma devi fare in modo che siano disassociati rispetto all'identità dell'interessato. Ve lo dicevo, non è il caso nostro perché? Perché la pubblica amministrazione quasi sempre opera senza un arco di tempo predefinito, perché le nostre leggi ci obbligano a tenere la documentazione. E il GDPR un po' lo sa e mi dice: i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse. Ecco il punto. Cioè, nel momento in cui l'interessato mi si trasferisce di residenza e quindi non è più oggetto del mio trattamento perché non mi interessa più, non si muove più all'interno del mio comune, io devo mettere in archivio questo suo record, questa sua informazione. Non la devo mettere nell'archivio corrente, ma devo mettere negli archivi di deposito fisico
nel caso del cartaceo, o elettronico. Quindi devo fare in modo che quel dato sia bloccato, anche se non è disassociato, quindi anche se rimane riferito ad un soggetto, devo fare in modo appunto che sia archiviato. In questo caso, mi dice il legislatore, devo adottare le misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare l'interessato. Quindi questo deposito di archivio deve essere controllato, quindi misure organizzative vuol dire sistema di gestione appunto del cartaceo di deposito o tecniche, soprattutto misure telematiche e informatiche di protezione di questi dati, in modo tale che se anche sono dati di archivio non vengano intercettati, catturati o utilizzati da terzi. Altro principio, integrità e riservatezza. I dati personali sono messi al sicuro. La sicurezza ovviamente è fisica, non posso prevedere nel comune che un cittadino possa entrare e girare per gli uffici dove i dipendenti tengono i fascicoli sulla scrivania piuttosto che in armadi non chiusi a chiave, quindi devo adottare delle politiche di sicurezza anche fisica di accesso a dati, anche se sono dati comuni, non sono dati particolari né dati sensibili, ma devo preoccuparmi di questo livello di sicurezza. Ovviamente, soprattutto la sicurezza deve essere informatica, quindi devo mettere al sicuro i dati da possibili attacchi, entro i limiti del possibile, da parte di soggetti esterni. E questo lo devo fare anche in questo caso, come si diceva, mediante misure tecniche e organizzative adeguate. Quindi i turni, gli orari, nei giorni di apertura al pubblico devo presidiare gli uffici, non devo allontanarmi lasciando il cittadino all'interno che può guardare sulla scrivania o quant'altro, per evitare appunto che ci siano trattamenti non autorizzati, illeciti, la perdita, la distruzione o danno anche accidentale. Ok? Pensate solo a un fatto: se io ho un ufficio nel quale i miei fascicoli non sono chiusi a chiave, sono sulla scrivania, quando esco, ancorché io chiuda, il sistema di pulizie, il personale che viene a pulire le stanze, ha accesso, ha potenziale accesso a quei dati. Quindi devo mettermi nelle condizioni di poter, diciamo, risolverlo dal punto di vista tecnico e organizzativo. Uno dei principi più importanti, a mio avviso, è il principio di cosiddetta accountability, questo termine inglese che si traduce con responsabilizzazione. E questo principio, mi dice il GDPR, è quel principio per cui il titolare del trattamento, quindi il principio di responsabilizzazione, grava sul titolare. Poi a cascata ovviamente su tutti i dipendenti, però fondamentalmente è il titolare che deve assicurarsi che venga rispettato e deve dare le direttive perché venga rispettato e da parte dei responsabili esterni e da parte del personale interno. È il principio in base al quale il titolare deve comprovare ciò che fa. Quindi è un semplice principio che mi dice quando ti busserà alla porta il garante per la privacy e ti dirà: un cittadino si è lamentato perché è finito sul giornale che lui ha fatto una procedura X oppure ha chiesto un sussidio di disoccupazione e quindi quel dato è uscito dal comune o da un altro ente che lo gestisce. Mi dai la prova che hai fatto di tutto perché il dato non sia uscito? Quindi comprovare significa poter dimostrare di aver adempiuto alle prescrizioni del GDPR. Quindi ho il registro dei trattamenti, ho nominato il DPO, tutte le misure anche, diciamo, adempimentali, ma anche ho il database che contiene queste informazioni al sicuro su un server protetto da firewall e da antivirus. Questo server non è stato oggetto di attacchi, per cui non ho un data breach, non ho evidenze che sia stato manomesso. Ho un sistema di log per cui chi prende quei dati è registrato con nome e cognome, eccetera, eccetera. Quindi, comprovare che ho rispettato questi principi. Direte, e come fa a essere uscito il dato? Bene, magari uno di quelli che ha fatto accesso, Mario Rossi, dipendente del comune, che ha fatto accesso, potrebbe averlo messo fuori, pubblicato in rete. Non lo so, non spetta certo al titolare dimostrarlo, lì sarà l'autorità inquirente, il garante e la magistratura eventualmente a cercare il colpevole. Io devo solo dimostrare che mi sono messo nelle condizioni in cui non ci sono stati elementi accidentali, ma eventualmente con dolo qualcuno dei miei ha violato la normativa. Questo ovviamente non lo posso impedire.
altrimenti non darei l'accesso ai database comunali a nessuno. Quindi, questo è l'accountability, la dimostrazione del rispetto dei requisiti. In uno dei video che ho commentato, anzi in più di uno dei video, io suggerivo di tenere un registro accountability, cioè un file di testo, un file di foglio di lavoro, quello che volete voi, dove giorno per giorno scrivete ciò che fate per rispettare il GDPR. Io facevo un esempio, il mio registro che tengo io, ci segno le volte in cui mando le direttive al mio personale per applicare la normativa, quando aggiorno una banca dati, quando faccio un incontro di formazione, quando partecipo a un incontro di formazione, tutte le attività che faccio per dimostrare che sto seguendo e rispettando, diciamo, una, due registrazioni, tre registrazioni alla settimana, quello che serve per poter poi esibire all'autorità di controllo e dimostrare che in qualità di soggetto, diciamo, che sta sotto il titolare del trattamento, o in alcune vesti potrei essere il titolare del trattamento, ho la possibilità di comprovare il rispetto di questi requisiti. Altro non è proprio un principio, diciamo, è una modalità attraverso la quale il GDPR vuole che si gestiscano e si trattano i dati. La cosiddetta privacy o privacy by design, attraverso il disegno. E dice il GDPR: tenuto conto dello stato dell'arte, quindi non è questa cosa che vi sto dicendo, guardate, è molto raffinato. Oggi, 21 maggio 2018, ha un senso. Fra un anno, quando la tecnologia sarà diversa, ha un altro senso. Cioè non serve che cambiano le norme, tu ti devi adeguare allo stato dell'arte, formula per dire, a quelle che sono le condizioni tecnologiche, la sensibilità, la situazione del momento. Tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi, per cui oggi può costare tanto, ma può darsi che fra un anno o due costi molto meno, nonché la natura, l'ambito di applicazione, il contesto, la finalità, diciamo tutto ciò che gira intorno alla privacy, ma anche dai rischi che il trattamento dei dati può portare, e i rischi si verificano tramite due fattori: la probabilità che accadano. Che probabilità ho che un soggetto entri nel mio sistema informativo per catturare i dati dei nominativi dei soggetti collegati agli alberi piantati dal comune? Bassissima. Ok, bene. Quanto è grave se, okay, se la probabilità è bassa e il rischio non è grave, beh, allora posso utilizzare certe misure di sicurezza. Se la probabilità che qualcuno voglia intercettare la banca dati dell'anagrafe del comune e utilizzarla per campagne di informazione, pubblicità, bla bla, allora è un'alta probabilità e un'alta gravità, lì le misure di sicurezza devono essere rilevantissime. Ecco, in questi casi, quindi, tenuto conto di tutti questi fattori, io devo fare due operazioni. Una che è disegnare il sistema di trattamento dei dati tramite appunto un'idea, un pensiero rivolto alla privacy. Quindi quando io do le specifiche per realizzare il software per gestire l'anagrafe, devo già pensare in ottica privacy. Non devo pensare in ottica di flusso informativo, ma flusso legato al trattamento dei dati. Minimizzazione, tutti quei principi che abbiamo visto. Ecco perché vi dicevo il privacy by design non è un principio. In realtà è il modo attraverso il quale io realizzo quei principi. Quindi devo fare in modo che il cittadino metta i dati esatti, corretti, li possa aggiornare o io li possa aggiornare semplicemente. Quindi progettare le banche dati informativi già nel momento in cui io definisco il flusso. E dal punto di vista degli atti dovrò fare una valutazione di impatto. Se c'è un'alta probabilità, un'alta gravità e un alto rischio per il trattamento dei dati, abbiamo già visto, o comunque rivedremo, è uno degli oggetti della valutazione di impatto da parte dell'ente. Privacy by design, scusate, sono andato troppo avanti, questa privacy by design la devo fare al momento in cui io determino i mezzi del trattamento. Tradotto, quando faccio la gara per acquistare il nuovo software, ci deve essere un capitolo del progetto che è Privacy by Design, come ho pensato al trattamento dei dati.
E ci devo pensare anche in fase di trattamento, cioè dopo che l'interessato ha fornito i dati e quindi li sto gestendo. Ed è un compito del titolare. Tutto il GDPR punta su questa operazione qui, che è una novità anche dal punto di vista semantico, la pseudonimizzazione. Cioè, uno dei modi per proteggere i dati non è ridurlo, non è minimizzare, sì, quello è un elemento, ma molto spesso gli enti, ma anche le grandi aziende, tenderanno ad aumentare nel trattamento dei dati. Ma teniamo distinti il dato dal soggetto a cui si riferiscono. Quindi, hai una grande banca dati, è a rischio, è grave se te la rubano, benissimo, ma se ti rubano Mario Rossi nato a Il, ovviamente quel soggetto che prende il dato lo può utilizzare e creare un danno a Mario Rossi. Ma se ti rubano D53537 nato a Il, il soggetto che ruba non saprà mai cosa farsene, perché non sa a chi corrisponde quel codice. E quel codice io lo tengo in un'altra banca dati. Ora sto banalizzando, ma per spiegare cos'è la pseudonimizzazione. Non è altro che sostituire ai dati personali del soggetto, che sono collegati a tutte le sue informazioni, un codice. Ok? Questo codice, che conosco solo io, lo tengo al sicuro da un'altra parte, in modo tale che se ho un attacco, se ho compromesso il dato iniziale, non ho compromesso l'informazione. Questo mi evita di fare data breach, questo mi evita di pagare i danni all'interessato, questo mi evita un sacco di cose. Se leggete i considerando del GDPR, si punta tantissimo su questa procedura che è pochissimo conosciuta. È onerosa dal punto di vista informatico, soprattutto sulle banche dati esistenti, ma perché è stata introdotta nel privacy by design? Quando farete le prossime gare per l'acquisto di software XYZ, inserite già la condizione che la pseudonimizzazione operi automaticamente. Per esempio, una volta che inserisco i dati anagrafici del soggetto, me li sostituisca con un codice. Esistono soluzioni tecnologiche che consentono di farlo automaticamente. Ebbene, questo è un elemento importante da valorizzare. Oltre che privacy by design, il GDPR punta sulla privacy by default e dice: il titolare del trattamento mette in atto tutte le misure tecniche, organizzative, vedete come ricorre spesso questa endia di queste due parole, che devono essere adeguate per impostazione predefinita. Cioè, io devo già ragionare di default quando acquisto gli scaffali, quando acquisto il software, quando incarico il personale, cioè quando io nomino le nuove PO o i dirigenti, o dico che Mario Rossi viene trasferito dall'ufficio A all'ufficio B, devo già pensare a Mario Rossi se è sufficientemente formato per trattare i dati, altrimenti gli devo fare formazione. Questo è privacy by default, cioè di default è una tematica che deve essere affrontata, anche in questo caso. Banalizzando, su privacy by default si potrebbe dire tantissimo. Fra le conseguenze della privacy by default c'è questo inciso. L'obbligo vale per tutti i dati che prendiamo. I dati non devono essere resi accessibili a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica. Il GDPR punta molto al contenimento dell'automazione nel trattamento dei dati, la profilazione, ma anche semplicemente il rischio che si incorre nel diffondere, trasmettere in modo automatico dati personali a soggetti. Quindi ci deve essere l'intervento umano, deve essere ridotto al minimo i casi in cui è una macchina a stabilire a chi vanno trasmessi, comunicati, resi accessibili i dati. Ci deve essere una persona che dica: ok, facciamo una convenzione per mettere a disposizione della RAI l'elenco dei residenti del comune. Ok, non è che automaticamente spara tutti gli anni i dati dei residenti. Ci deve essere un meccanismo in cui c'è una persona fisica che ragionando, applicando la privacy by default, verifica che deve esserci un CHAPCA, cioè non è un robot che fa la privacy by default, ma è sempre un essere umano, perché ancora è rischioso automatizzare questi sistemi. Bene,
abbiamo detto molto di quello che intendevo dire. Non farsi prendere dal panico, anche se sicuramente pochi enti saranno o si potranno considerare pronti per il GDPR, ma anche aziende private, ok? GDPR fa nascere degli equivoci. Sei sicuro che questo è il modo per andare sul cloud? Sono sicuro, ho visto qualche tuo dato che è sceso giù nella doccia mentre facevi il bagno. Beh, sciocchezze, battute qua e là, oppure al 24 maggio trovarsi senza DPO, con obbligo di comunicarlo al garante e magari cercarlo su un servizio di acquisti online. Potete trovare molte informazioni aggiuntive nel gruppo dedicato al GDPR Privacy, con particolare riferimento alla pubblica amministrazione. Questo video è, insieme a molti altri, presente sul canale pubblico e gratuito mio personale di YouTube. E vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Arrivederci.